700 euro ce l'hai nel portafoglio. Sì, un corno. Cosa prevenuta? No, mi paghi il biglietto. No, io non ne pago il biglietto. Allora tu dopo non scegli, mi dispiace. Perché tu dici? Perché tu devi pagare il biglietto come pagano gli altri. No, prima mi dai i soldi e mi paghi. 4 euro sì, prende 4 euro sì. Se volevi pagare 4 euro lo facevi a Malpensa, non che a bordo treno. E qua non decidi tu, decido io. Non si scende, non partiamo finché non mi paghi. Aspettiamo. Sì, va bene. Aspettiamo. 100 euro, anche 20 euro anche. Guarda 20 euro, guarda che ce li hai. Ce li hai e non mi paghi? Sì, non ne paghi. Ti chiamo tutti i giorni, sì, giusto, non problema. Ah, devo chiamare la polizia per farmi pagare un biglietto? Sì. Vedere i documenti e prende multa. No, tu non prendi multa, tu mi paghi il biglietto. No, io non ne pago il biglietto. No, allora da qua non si scende. Da qua non si scende perché non cacci fuori quei 20 euro dal mio porto. No, non ne paga, se perché non paghi. I documenti si prendono. No, i 20 euro ce li hai, quindi il biglietto non lo paghi. Per il culo che paghi, esatto. 4 euro. Tu paghi come paghiamo tutti noi, tutte le altre persone. Il treno sono 8 ore 20, se volevi fare il biglietto lo facevi a Malpensa. Paga. C'è scritto non posso. Paga. Siamo in 20 euro. Paga. È interruzione di pubblico servizio, è un reato penale, lo sai? Sì, penale sì. Beh, non c'è problema. Tu no, a casa tua vieni presa a bastonate, devi ringraziare che siamo anche gentili. Paga e basta. Dai, paga questo biglietto. Paga! No, io non paga, vai. Falla pagare. Vai. Però fin qua il treno non si muove. Non paga. Una multa, sì. Allora, ma non privare il culo che la multa non paga. Questo. Ascolta, io pago biglietti, abbonamenti, qualunque cosa. Dai, paga. Come tutte le persone qua, tu fai lo stesso lavoro. È il tuo dovere. E non ti approfittare perché c'è una donna. Ascolta, senti questo. È incredibile. Altri non mi paghi il biglietto, ma guarda che sei una cosa vergognosa. Quello che l'hai fatto questo io ne pago. Ma cosa? Perché non dovresti pagare gli altri? Non pagare. No, stai zitto, lo dice tua sorella.